Agriculture. Sì, sulla biblioteca, in effetti è vero l'osservazione che fa Moreschi, cioè la biblioteca che sta andando sola, quando ci siamo presentati la prima volta che abbiamo avuto l'incontro, ho detto qua fortuna si vede qualcuno dopo un bel po' di tempo, insomma, e quindi ecco, sicuramente intanto abbiamo preso atto di una situazione di carenza non solo diciamo così, di personale, ma anche di strumentazione basilare per far funzionare la biblioteca, cioè che ma la fotocopiatrice viene fuori uso la biblioteca, ma già da molto tempo questo, no? Da molto tempo. Quindi, chiaramente, anche qua, quando appena saranno il bilancio che ci consente, cercheremo intanto di riadeguare la biblioteca a degli standard perlomeno da paese civile. E poi, chiaramente, che faccia tornare la biblioteca torni a fare un servizio concreto per la popolazione. Un esempio, sono state sospese anche già da, adesso non ricordo, un anno o due fa, le pubblicazioni dei periodici, per esempio, proprio per esigenze di bilancio. E se vuoi anche una sciocchezza, però abbiamo installato la rena click sul computer biblioteca, così almeno il bibliotecario potrebbe vedere se è giornale e se viene qualcuno a prendere. No, non è una sciocchezza, Marco, fai almeno di comprare il carro. Ok, chiaro, quindi sì, penso che sia una cosa positiva, bene. E così anche se qualche persona vuole andare a prendersi un numero arretrato, mezza settimana può prenderselo, insomma. Le nostre intenzioni adesso, entro breve tempo, creare un gruppo di lavoro per la biblioteca, anche un gruppo di volontari, in realtà che se si riesce poi ad organizzare una cosa fatta bene, si possa anche vedere la biblioteca per esempio sabato pomeriggio. Questo è un obiettivo. Questo a proposito, io ho un ragazzo nella mia associazione che si era già offerto il tempo di Sardini, lui si offriva per aprire la biblioteca il sabato mattina. Io l'avevo già detto a Sardini, poi insomma è andato, insomma succede quello che succede, allora, se vi va, io chiedo a Riccardo se è ancora disponibile a fare questa cosa, se vi va. Sì, può fare. Sì, come fa il gruppo di volontari, quindi può fare. Esatto, c'è quello da. Te l'ho detto, io voglio collaborare, però bisogna che anche voi collaborate. Sì, da questo punto di vista le deleghe. E dopo un'altra risposta che mi è stata domandata da Falco sul consiglio comunale dei giovani, dei ragazzi, in modo da funzionare, chiaramente è una cosa che si vuole fare in collaborazione con le scuole medie, quindi quelle fasce d'età delle scuole medie, e che ha un duplice scopo, da una parte da avere un'interfaccia tra giovani, per esigenze dei giovani e amministrazione, quindi che ci sia una sede deputata per portare anche le istanze dei giovani, e dall'altro per sensibilizzare i giovani stessi alle istituzioni. Purtroppo è una delle pecche dei tempi moderni che sempre meno giovani si interessano alla politica, si interessano ai beni comuni, quindi questo secondo me può essere un po' viatico per far cominciare a interessare anche i giovani ragazzi alle problematiche del proprio paese, del proprio territorio e in generale del proprio stato, insomma, quindi penso che possa essere una buona iniziativa. Sì,